ragazzi, qua voi di nascere la strada di Dovana in inglese che parli. Oggi siamo insieme a Savide San. Esattamente. E oggi siamo in una location molto molto particolare, molto familiare, perché siamo fuori a non fare un cazzo. No, non è vero. No, non è vero. Oggi siamo, ragazzi, in un bellissimo Void Trice. Eccolo qua. E ovviamente Void Trice su che cosa, se non se non, almeno per il momento, prodotti di Ale proprio. Perché oggi proviamo qualcosa di molto molto particolare. Vero? Un'idea molto strana, ma che è piaciuta a molte persone, da quel che ho visto. Ossia, se pensavamo che il bubble tea fosse abbastanza particolare, possiamo dire, sì, invece oggi proviamo quello che potrebbe essere definito il contrario del tè, più o meno, perché viene fatto col tè ma c'è la polvere di latte. Comunque poi ci farò spiegare dall'esperto. Ossia il milk tea. Oh, non l'ho mai provato in vita mia. Nemmeno io. Oggi lo proveremo. Ho aspettato la sofferenza proprio per provarlo in video, ovviamente, come ho fatto anche con l'ice roll, anche se quello l'ho già registrato una volta ed è andata male, ma lasciamo stare. Credo sia latte in polvere, suppongo. Sì, è latte in polvere di vario gusto. Quindi che dire, c'è da aspettare. Andiamo! Eccoci qua, ragazzi, da Ale Babonti! Esattamente, sempre qua siamo. Come sempre siamo nel momento in cui c'è meno gente, infatti adesso il negozio è vuoto. Sì, abbiamo cercato un momento più... come più sempre, come per altre volte. Più prima. Per evitare di distruggere l'atmosfera. E adesso siamo qui a provare appunto il milk tea. Siamo sempre con il nostro esperto e vogliamo sapere un pochino come viene fatta questa bevanda, come viene prodotta. Ciao ragazzi, il milk tea viene composto con una polvere di base latte di tapioca, senza lattosio, in questo caso. E un gusto di queste polveri che vedete qui, cacao, cioccolato, vaniglia, cocco, fragola, e viene aromatizzato il tè con queste cosine qui. Per le palline invece? Allora, in realtà il milk tea ci andrebbe la tapioca, come produzione andrebbe la tapioca, però in questo momento, visto la temperatura che non è ancora, secondo me, ideale per poter produrre la tapioca, diamo la possibilità di scegliere un gusto che ci sta bene, con il gusto che uno sceglie fondamentalmente. Sì, alla fine, la bolti, diciamo, come milk tea. I importanti sono il taro e giustamente il matcha, che andrebbe di più la tapioca, e noi in quel caso lì ho notato che la mia clientela mi chiede il litchi. Se vuoi sapere tutti i gusti, comunque ci sarà, ci sarà il cartello. Allora, Savi, lasciate il primo ordine. Ah, come sempre. Non so. Un po', Allora, intanto me ne prendevo uno medio e volevo provare il taro, visto che taro. Voglio il taro. Il taro è molto buono, ha quel retrogusto di Tunisia. Ah, buono. Come dicevi, molto particolare. Buono, buono. Non sa con cosa abbinato, però. Visto che ha un sapore simile al liquidizia, magari potrebbe essere una roba più dolce. Noi capiamo bene infatti il fatto che ogni negozio di bubble tea è più o meno, anzi senza più o meno, basato sulla personalizzazione, quindi diciamo che bisogna andare su quel fattore lì. Magari sul fragola? Va benissimo. Fragola, dai, non so quante palline tutto hanno. Fragola? Non so quante palline hanno. Tre sempre? E quante ne vuoi fino a tre, mi sa. Pesca? E mela verde. Ti ho sciolto gusti poco, diciamo, invasivi. Invece il tè cosa ci mettiamo? Verde o nero? Io sono più sul verde. Già, con quella polvere ha un aspetto invitante. Prodotti in questo locale, ragazzi, parlano da soli, cioè. Ed ecco, ragazzi, guardate bello. Lì. Già una piccola anteprima. Bello. Cannuccia. Bello, bello. E anche l'aspetto. L'aspetto parla troppo. L'aspetto parla troppo da solo. L'aspetto parla veramente troppo da solo. Il mio invece ve lo terrò segreto. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, ragazzi. Madonna santa, guardate. Tuo con la cosa di cioccolato. La striscia di cioccolato, infatti. Savi un po' più normale. Dovresti dire che non è buono come il tuo. Dai, non fare le cose stravaganti non significa che non siano buone. Allora, tu come l'hai preso? Io l'ho preso col taro. Poi ho preso mela verde, pesca e fragola. Con tè verde. E invece quale hai preso? Io invece ho preso, ragazzi, come potete vedere, la polverina, la ciliegia, mi hanno fatto anche la striscia di cioccolato, e ho preso mela verde anch'io, cioccolato e litchi. Ho preso un po' di gusti non tanto particolari, ma diciamo che è il momento di assaggiare questo prodotto. Prima lasciamo a Savi. L'odore ci sta un sacco, tra l'altro è attuale, che è simile l'odore, sì, alla liquirizia. È un altro gusto di liquirizia. Voglio troppo assaggiarlo. Andiamo un po'. Buono. Vero? Mi piace, ci sta. Ci sta. Adesso invece provo io. L'ho preso taglia grande, lui media. Madonna, ragazzi. Beh, Madonna, ragazzi. Madonna, ragazzi. Ti sei pentito di non averlo provato prima, vero? Assolutamente sì. È buono, buono. È buono. A bestia. Ci sta un botto. Parlano da soli quei cazzo di prodotti, raga. Venite. Venite dalla Bubble Tea a Genova, Viaggiotto 22. Porca puttana. Dov'è? Prodotti originali, perché diversi. Possa essere in forma, possa essere in gusto. Adesso, ragazzi, passiamo alla velocizzazione. Ce lo beviamo tutto.
Perfetto ragazzi, come potete vedere i milk tea finiti. Avevo troppa sete. E quindi adesso facciamo i nostri giudizi. Io ovviamente però lasciamo la parola a Savi. Allora, molto buono il milk tea. Se vuole provare qualcosa di diverso oltre al classico bubble tea, ci sono diversi gusti differenti. Abbiamo visto infatti. Tra questi io ho preso il taro, che sarebbe un tubero molto buono. Tonalità diciamo alla liquirizia. Retrogusto appunto di liquirizia. Esatto. E devo dire che mi è piaciuto molto. Quindi se hai magari di malus che gli dai puoi anche dirli. Forse il fatto che il milk tea se l'aveva andata fredda si scioglie un po' difficilmente la polvere. Sì, potrebbe essere. Per il resto posso dire che è un buon prodotto. Perfetto, che voto gli dai? Quindi sai che voto gli dai? Allora, io mi ricordo che nel giudizio della bubble granita ho dato un bel 9. Secondo me può essere equivalente, perché 9? Forse un in più, 9 più, dai. 9 più, mi è piaciuto molto rispetto alla granita. Sì. Forse anche la stagione un po' autunnale, ci sta un sacco con il latte, tutto il taro che ho preso. Prossimamente magari prenderò anche un altro e giudicherò anche. Vedremo anche il gusto. Adesso ragazzi, il mio giudizio. Allora, il milk tea è una bevanda molto particolare, perché comunque si tratta di un tè che alla fine è un tè mischiato con latte, perché sappiamo che queste polverine appunto fanno comunque da gusto a una base polverina di latte, di sapione. E per quello che posso dire io, scegliere la ciliegia è stata una buona scelta rispetto ad altri gusti, perché devo dire che tra tutti i gusti che potevo scegliere, come prima volta, la ciliegia è diventata forse il mio gusto preferito di milk tea. È ancora da provare con le palline di tapioca, però quello magari si fa in un altro momento. Però per adesso che dire, palline con questo, milk tea alla ciliegia devo dire molto buono, però la granita è più buona secondo me. Ah, quindi perché comunque la granita è fresca appunto. Io infatti concordo con Savi del fatto che essendo questa una bevanda un po' più fresca può essere non adatta proprio a tutte le stagioni, e anche per il fatto che la polverina ci mette di suo tempo a sciogliersi. Quindi nonostante tutto è buono, mentre anche le decorazioni che ci sono intorno, come avete visto il cioccolato. Io non l'ho avuta la mia decorazione. Caso particolare, mettiamo. Sad Savi. Comunque anche con le decorazioni che ci sono, è veramente appetibile e molto buono. Mi piace un sacco. Diciamo che lo trovo comunque un po' meno gustoso rispetto alla bubble granita, perché comunque la bubble granita è fatta probabilmente per le stagioni calde, quindi è fresca, il gusto secondo me si sente di più, mentre in questa sarà magari anche un po' il clima, sarà magari anche un po' il freddo, ma il gusto dei venti l'ho sentito leggermente meno. Quindi do anch'io un 9 più, quindi questi sono i nostri voti, giusto? Entrambi, per forza. Sono entrambi dei 9 più. Il milk tea si aggiudica una bella Hall of Fame insieme anche a tutti gli altri che abbiamo provato, e ci vediamo poi per l'ending. E quindi deve essere che questo video possa essere finito qua. Mamma mia, ho ancora il gusto del taro buonissimo. Io ho il gusto del latte ciliegia, proprio veramente buono. Piace un sacco. Sì, è vero. Vi ripeto, se siete di Genova venite a Genova Sestri Ponente, Via Giotto 22, per provare alle bubble tea. È un posto con tantissima varietà, molto diverso dal normale, ed è proprio questo che gli dà un tocco di originalità e un tocco di probabilità di successo. Quindi correte a provarlo. Sì, infatti, veramente. Quindi con i nostri voti del Minty direi che possiamo ritenerci soddisfatti. Esatto, 9 più entrambe. Esattamente, sono veramente delle bevande ottime. Quindi veramente. Perciò ragazzi, direi che il video è finito qua. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. E allora, stay determined.